a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come avrete visto dal titolo, oggi ci sarà uno spacchettamento del calendario dell'avvento di NYX. Praticamente l'8 dicembre è stato il mio compleanno e per il compleanno appunto mio fratello con i suoi amici mi hanno regalato questo, che sapeva benissimo che a me piaceva, perché io avevo già controllato nei video di YouTube di appunto questi spacchettamenti quello che mi piaceva di più. E l'unico che veramente trovavo bello e che valeva i soldi che andate a pagare era quello di NYX. Allora, oggi sono veramente natalizia, cioè il rossetto rosso, poi ho la felpa che mi hanno regalato i miei genitori per il compleanno, non so se si vede, è anche bella calda perché qua sotto in taverna fa freddissimo, ho le mani congelate. E voglio dirvi semplicemente due cose: sto usando le cuffie, le AirPod, per vedere se il volume del telefono si sente meglio, lo scopriremo a fine video. E poi la seconda cosa, volevo dirvi che sapete bene che odio fare video troppo lunghi, odio annoiarvi, quindi ho deciso di fare il video in due parti. La prima parte, appunto, dopo questa breve introduzione, spacchetterò 12 caselle, essendo 24 faccio metà e metà, quindi 12 oggi e 12 la prossima volta, cioè nel prossimo video. Quindi direi che possiamo partire con lo spacchettamento. Allora, direi di partire con la prima casella. Vediamo se il metodo è facile per aprire queste caselle. Ci sto mettendo tipo 30 anni. Che bello, ce l'ho fatta. Ok. Ma è difficilissimo togliere queste cose da qua dentro, mamma mia. Allora, è un matte lipstick, quindi un rossetto matte. Il colore dovrebbe esserci tipo il numero, ma non c'è. Credo che sia in mini size, perché di solito un rossetto è tipo così. Il colore è questo. Sì, è decisamente una mini size. Eccolo qua. E vediamo il colore. Beh, il colore non è male. Eccolo qui. Il colore non mi sembra affatto male. Cioè, tipo un rosa, però molto scuro. Cioè, con il rosso non c'entra niente. Carino, però io diciamo che i rossetti matte li preferisco liquidi come questo, che sarebbe quello che sto usando io adesso. Ok, preferisco proprio quello liquido che poi diventa opaco. Poi la seconda casella è... No, perché non ci vedo, cioè non vedo nulla. Allora, perché non si leggono bene sti numeri. La seconda casella è proprio di fianco. Devo fare sempre un casino per aprirla. Oh, perfetto, questo si è tolto subito. È un Born to Glow, è un illuminante liquido. Devo vedere perché io l'illuminante uso sempre quello in polvere, quello cotto praticamente. Ed è così, vedete? Proviamo, sì. Effettivamente mi illuminerà la mano. Vediamo. C'ho tipo 800 colori perché oggi ho lavorato e allora non si vede nulla, mi sa. Non mi sembra che illumini tantissimo. Diciamo che dal vivo si vede di più, però è bello cremoso e si spalma bene. Lo proverò. Poi la 3. Mamma mia, sono una di fianco all'altra praticamente. La numero 3. Sto rompendo tutto. Ops. Oh, che bello. Un rossetto matte in molto mini size. Allora, eccolo qui. Si vede? Ok. Il colore sembra che assomiglia a uno che ho già. Vediamo. Prima o poi dovrò pulirmi la mano. Beh, è un po' più chiaro del rossetto di prima. E eccolo qua. Sì, come colore mi piace un sacco, lo proverò. E l'unica cosa brutta è che sono veramente piccoli. Però la maggior parte dei calendari dell'avvento
non ti mettono all'interno le full size, cioè è difficilissimo, puoi trovarlo, però è difficile. La numero 4, mi sto sporcando tutta la mano, è di fianco. Vediamo se riesco sempre a... Voglio, anche quando apro, voglio cercare di fissare a voi, però è difficile. Ok, allora è un ombretto glam purple. Io che cerco di parlare inglese quando a malapena so l'italiano. Perfetto. Allora, il colore è così. Sì, se vedete la mia mano, quell'altra rossa, come sapete, che vi ho spiegato nell'introduzione dove dicevo appunto cosa avrei portato sul canale, ho il problema dell'allergia alla farina e tutte le altre cose, quindi è molto rovinata. Allora, vediamo com'è sulla mano. Beh, è tipo un rosa gold. Non so se si vedrà, però l'ho tipo fatto qua. Non si vede molto, però dal vivo sì, è abbastanza luminoso. Però mi piacciono molto più luminosi in verità. Cioè, quando io vedo proprio un gold, proprio gold, mi piacciono molto di più e li preferisco perché sull'occhio si notano. Infatti adesso sono truccata con un colore oro che ho su in camera, però non si vede perché non è tanto gold. La 5. Comunque mi sono accorta che le caselle sono messe tutte di fila, quindi partiamo dalla 1, 2, 3, 4, cioè partiamo tutto così, è tutto così. Cioè io le stavo andando a cercare sparse, invece sono tutte di fila, perfetto. Andiamo alla 5. Ok, questo appena l'ho visto negli altri video mi ispirava tantissimo, se riesco a toglierlo. È uno scrub, lip scrub esfoliante. Eccolo qua. Meglio usare l'altra mano che non voglio farvela vedere questo. Ok, vediamo se riesco ad aprirlo. Se ce la faccio. Voglio cercare di vedere a voi quando lo aprirò. Non ci riesco. Ok, ce l'ho Fatta. Sì, si è tipo un po' spostato, vedete che non è completamente, è un po' storto. Boh. Non so se potrebbe farmi allergia a me. Ah, c'ha tipo gli zuccherini all'interno. Eh sì, è proprio uno scrub. Tipo gli zuccherini all'interno. Non si vede, perfetto. adesso. Sì. C'ha gli zuccherini. L'odore è buonissimo. Mi ricorda delle caramelle, tipo. Boh. C'ha un odore di caramella, ecco. Ho tutte le mani di zucchero, cioè di zucchero dello scrub. Mi sarei dovuta portare anche tipo un fazzoletto giù, ma non ho portato niente. Numero 6. Avanti. Continuiamo a rompere tutto. Un altro. Ah no, questo è un butter gloss. E il colore è questo. Si vede? Sì. Questo sembra molto rosa. Forse Mettiamolo in confronto con il secondo e infatti si vede che non è opaco per niente perché è molto appiccicoso. Però il colore è uguale. Il colore è molto simile a questo. Sembrano diversi ma non c'è tanta differenza. Ecco qua. Ah, ho trovato il modo per farvi vedere i colori. Devo un po' togliere la luce dal ring light. Numero 7. Mi romperò tutte le dita. Che bello, un altro ombretto. Eccolo qua. Si vede? Questo sembra tipo oro. Sembra. Vediamo. Lo provo qua. Praticamente sono tutta colorata. Non è tanto illuminato, ecco. L'ho tipo provato qui. Non si vede. Anche perché non è tanto forte. Però il colore mi piace, sicuramente lo userò.
Numero 8. Ho i capelli pazzi oggi, incredibile. Allora, numero 8. Riuscirà. Allora, è un This is Everything Lip Oil, quindi un olio per le labbra. Ah, sì. L'odore. È molto simile allo scrub. Eccolo qua come è fatto. Si vede, sì. Tralasciando sempre le mie bellissime unghie rotte che devo ancora farmi la semi permanente. Questo lo proverò. Sicuramente le ammorbidirà un sacco. Numero 9. Siamo quasi arrivati alla metà e quasi arrivati alla fine del video. Allora, This is Everything. Lip oil. Un altro. Non lo so. Ah, ne ha messi tipo due. Però è un po' diverso questo. Cioè, questo è un olio per le labbra, però è tipo colorato. Allora, è così. Si vede. Ed è così. Questo qua davanti. Uguale. E l'odore è praticamente uguale. Allora, numero 10. È una scatolina lunga. Quindi sarà sicuramente quello che penso e che mi ricordo. Sì! Un altro illuminante. Eccoli qua, i due messi a confronto. Se non sbaglio sono uguali, ma cambia semplicemente il colore. Questo forse è più scuro rispetto all'altro. Sì, questo Ok. Per lo più mi sembra molto più coprente. Non è tantomeno il colore più scuro, mi sembra molto più coprente. Eccolo qua, lo vedete, questo qua si vede rispetto all'altro. Assaggiamo. Ok. Sì, questo mi piace molto di più. Ok. pochino questo si nota. Gli odori sono buonissimi comunque. Le altre cose le farò vedere nell'altra mano perché è tipo pienissima questa. Questo mi piace di più dell'altro. Diciamo per un effetto un po' più forte. Casella numero 11. Penso di sapere cosa ci sia. Esatto. Soft matte lip cream. Quindi sarà un rossetto matte, però molto cremoso. Ok. Non è proprio un matte matte. Il colore è così. Sembra molto scuro. Ok. E adesso lo proveremo. Ah, vabbè, posso provarlo anche sul dito. Sì, ma i colori non è che Cambiano molto, devo dire la verità, cioè sono tutti molto simili. Ecco qua. Ecco, dal dito si vede di più. Anzi, assomiglia molto agli altri, cioè da notare le differenze. Sono tutti simili sti colori. Però mi piacciono, cioè non mi dispiace. Ultima casella per il video di oggi. Essendo larga, sarà sicuramente un ombretto come questo. No, che cos'è? Non mi ricordavo sta cosa dentro. Se riesco ad aprirla, tipo. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Lip Loving Balm. È un balsamo labbra. Bellissimo. Lo andiamo ad aprire. Odore buonissimo. Eccolo qua come si presenta. Vediamo. Sì, questo è proprio un balsamo. Trasparente e non ha appunto gli zuccherini perché non è uno scrub. Quello scrub dopo me lo faccio e lo provo perché mi incuriosisce un sacco. E comunque ragazzi, allora ragazzi, però diciamo che questo video interesserà di più alle femmine e NYX secondo me ha un sacco di prodotti ottimi, però comunque non è un brand economico. Io non sono tipo da cioè sono molto diretta, non sono tipo da Sephora, tutti questi marchi, anche perché di certo un calendario dell'avvento così non te lo regalano, cioè il suo prezzo ce l'ha, però
ne vale la pena, perché comunque NYX è un ottimo brand, secondo me. Allora, la prima metà del calendario dell'avvento è stata aperta e sono molto molto soddisfatta. Non vedo l'ora di farvi vedere la seconda parte. Se questa tipologia di video vi piace, lasciate un like e se volete anche un commento, mi sto sporcando tutta, mannaggia. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Mi raccomando, ragazzi, iscriversi al canale è gratis e aiutereste un sacco il canale. Detto questo, ci vediamo con il prossimo video, con la seconda parte dell'unboxing.